Il senso critico, ecco quello che ci manca, da non confondere con la capacità di criticare gli altri. Due cose ben diverse. Una cosa è avere la capacità di mettere in discussione, analizzare le cose, non prenderle per buone semplicemente perché sono scritte nella roccia, l'ha detto quel signore con una tunica di un certo colore o uno con una fascia e delle medaglie. Fermo. Il senso critico è la capacità di analizzare le cose per cercare di capirle con i propri mezzi, non delegando ai pregiudizi, a quello che si è sentito dire, a quello che si è creduto fino a quel momento, ma investigando, mettendo in discussione, facendosi delle domande. La capacità invece di fare critiche, di giudicare altre persone, eventi, fatti, è una capacità del tutto superficiale, perché appunto è una valutazione, un'opinione, ma la capacità di fare delle critiche, nel senso poi di soprattutto valutare negativamente, analizzare in maniera distruttiva quello che fa, scrive, dice qualcun altro, è una pratica diffusa fra chi non ha mezzi migliori per poter andare lui stesso a verificare, analizzare le cose ed esprimere punti di vista diversi. Cioè, la politica di andare a rompere le palle criticando questo o quello è una politica perdente o dei perdenti. Penso che i vincenti sono quelli che, vedendo che magari gli altri dicono o fanno delle cose incorrette, si prendono il carico, la responsabilità di studiarle, capirle, farle nel modo giusto e creare dei modelli e degli esempi per gli altri da seguire. Non di andare a rompere i coglioni a quelli e dirgli oh, ma che state facendo? Non si fa così, si fa cos'ha. E quelli cambiano idea? Quindi senso critico è quello che ci servirebbe di più, perché poi ci difenderebbe da qualsiasi cosa. Non c'è più bisogno che papà mi dice oh, stai attento a non andare con quelli, guardati dal... Cioè, uno le cose le deve, non dico tastare, sperimentare una per una, però si deve informare, deve capirle nella sua testa. Ci aiuta quindi a essere più protetti, più sicuri da chi ci vuole prendere in giro, da chi ci vuole fregare, da chi ci vuole far credere che le cose sono in un certo modo piuttosto che in un altro, da chi ci vuole distrarre dal prestare attenzione alle cose importanti, proprio perché il senso critico non è ah, ma che stai a di, ma non è così e cos'ha, ma è fammi fare delle domande, fammi verificare quanto questa cosa che do per scontata sia effettivamente così. Fammi andare a chiedere, fammi andare a sentire. Ho la capacità di azzerare il mio punto di vista, di considerarne degli altri? Ecco, sviluppare questa capacità, secondo me, è una delle doti più importanti per poter affrontare il cambiamento e il futuro. E soprattutto questa valanga di informazioni, notizie, fatti, opinioni, dove o ti affidi, ecco, in maniera religiosa all'autorità, all'establishment, al mainstream, oppure per forza ti devi caricare di una luce e andare a cercare di capire le cose che ti interessano con i tuoi mezzi.